Vediamo come seguire le alzate laterali alternate, quindi un braccio per volta, con una posizione del corpo inclinata sfruttando la panca. Vediamo. Le alzate laterali sono un esercizio famosissimo per i deltoidi, per le spalle. Questa variante permette di avere praticamente una contrazione muscolare costante e sempre molto intensa, perché andiamo ad assumere una posizione angolata che annulla praticamente quel momento morto, chiamiamolo così, che abbiamo quando le braccia vanno verso il basso, quindi quando diventano quasi perpendicolari al pavimento. Ci appoggiamo sulla panca con un braccio, quindi assumiamo questa posizione inclinata, il busto è abbastanza diritto, quindi non sto né troppo in avanti né troppo indietro. Il braccio non sarà troppo piegato, ma nemmeno completamente disteso, come per le alzate laterali classiche. Inspiro e vado a sollevare il carico. Arrivo sempre ai famosi 90 gradi, cioè l'angolo tra il corpo e il braccio deve essere di 90 gradi, non di più, e poi scendo espirando. Quando scendo, logicamente non appoggio per non perdere la contrazione muscolare. La spalla resta bassa, quindi non faccio questo movimento. Devo evitare appunto che la spalla si incassi. Spalla bassa, movimento costante. Ok. Poi, logicamente, dobbiamo farlo anche dall'altro lato.